Per la notte dell'ultimo giorno dell'anno siamo ormai agli sgoccioli. Ma gli italiani che hanno scelto di viaggiare per questo fine d'anno sono ben oltre 15 milioni, l'8% in più rispetto allo scorso anno, secondo fonte Federalberghi, quelli che hanno già la valigia pronta. Un bel flusso di persone che per l'84% hanno scelto l'Italia come meta preferita. Città d'arte come Firenze, Roma e Venezia e le regioni come Toscana e Umbria la fanno da padrona, ma anche il Sud Italia è in incremento di presenze. Per chi ha invece in tasca un biglietto d'aereo con destinazione Europa sono Praga, Amsterdam e Berlino le città più gettonate. Per chi invece non si sposta, le domande più comuni in queste ore sono sempre le solite. Che facciamo? Dove andiamo? E in quanti siamo? Risposte semplici però a domande semplici, in famiglia o con amici, in casa o in piazza. O magari tutte e due. Programmi per il Capodanno, famiglia, fuori. No, ma è con amici. In con casa amici. Di amici e stiamo lì. Cenone. Cuciniamo anche. E cucinate anche. Cenone. Cenone a base di? Beh, un po' di pesce e un po' di carne. A casa. A casa. Io con la moglie, i figli vanno dove vogliono. A posto, televisione, panettone, no, cena. Quando arrivo alle feste, i malanni li prendo tutti. Noi andiamo a Cesena, al Teatro Verdi. Bene. E niente. Si festeggia lì. Lei va ad Amsterdam, che è americana, e... Sì, festeggiamo al Teatro Verdi. Stiamo nella zona. Nella zona. Da amici, fuori, in piazza, come pensate? Andremo a ballare in zona e torniamo... presto, insomma. State qui anche a Capodanno? Stiamo qui anche a Capodanno, sì. In piazza c'è una mega festa quest'anno. Vedremo, con la bambina piccola vediamo. L'anno scorso siamo venuti. Ecco, quindi. E quindi forse ci torniamo anche quest'anno, vediamo. Venite da? Dal Veneto. Il Capodanno in piazza piace, vi piace? L'abbiamo fatto 4 anni fa e non è andato proprio bene. Quest'anno, non so, si può riprovare. Che scegliate di imbacuccarvi o uscire di casa per un brindisi collettivo, magari nella piazza di Fano, o che scegliate il caldo comfort delle mura domestiche, ricordate, per brindare all'anno nuovo, meglio bollicine italiane.